Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, vi voglio far vedere questa nuova auto, la Karin O-Tring Everon, sportiva ragazzi. Questa auto ci permetterà di passare le livree, quelle moddate su alcuni veicoli. Ovviamente ogni livrea porterà un'altra livrea, dalla 16 in poi può succedere questo su determinati veicoli. Comunque sia, vi voglio dire che originale fa cagare questa auto, quindi l'andiamo a modificare. Non ha nessuna modifica ragazzi speciale, cioè ci possiamo mettere semplicemente le ruote, la livrea, il colore e basta raga, non c'è niente in st'auto. Quindi vedete voi se vi serve, se non vi serve, se la prendete per collezionismo. Questo lo lascio decidere a voi, raga, perché comunque sia, se non fate le gare è 1.800.000, cioè sono quasi 2 milioni, non ha proprio senso. Se invece fate quelle gare là, l'andate a pagare 1.400.000 e diciamo che ancora, poi con le modifiche 1.500.000, 1.600.000 le andate a spendere. Comunque sia, non ci incischiamo e una volta che l'abbiamo preparata ragazzi, andiamo a fare il test track. Intanto come al solito vi voglio fracassare la wallera e invitarvi a seguire ragazzi il nuovo format che sto portando sul canale. Ogni domenica un video nuovo esplorativo ragazzi. Vi faccio passare questa clip per stuzzicarvi la mente. Magari viene in mente di andare a cliccare il link qua sotto in descrizione per aprire il video dell'esplorazione. Io a questo punto ragazzi uscirei da LS autoraduno e andiamo a provare questo veicolo. Allora, a parer mio ragazzi, niente di speciale. Ovviamente modificandolo la guida è migliorata parecchio, riusciamo a gestirlo. È pesante ragazzi come veicolo, quindi i dossi non li salta, non è che prende il volo tipo la Devastate che quando c'è un dosso partiamo sulla luna. Quindi ragazzi, diciamo che per fare le gare della O-Tring forse va bene. Non so sinceramente se va più forte della O-Tring, fatemelo sapere nei commenti. Io non ho avuto in mente la cosa di andare a guardare il contachilometri, perché come voi sapete Savix svanisce pure dove mette le chiavi di casa. Comunque a questo punto io direi che se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix ragazzi, condividete i miei video da tutte le parti e niente, alla prossima. Shbada bam.